Di tua spontanea iniziativa da solo a vedere, no, com'è questo posto, come lavora questa gente, come lavorano queste cooperative, come si lavora la terra. È una cosa che devi fare, secondo me è un processo che puoi fare solo se accompagnata, quindi è una buona opportunità per fare un processo che altrimenti non faresti mai, insomma. Bella esperienza sicuramente, conosciuto molta gente, diciamo con la voglia di lavorare e altri meno, però dai. L'esperienza sicuramente ci insegna l'importanza della legalità anche nella vita quotidiana. Questi giorni ho notato che anche nelle piccole realtà come la mia, anche il minimo segno di non legalità può portare a un qualcosa di molto più grande di quello che possiamo immaginare. Niente, poi ho avuto l'opportunità di conoscere meglio la famiglia della FIM e non siamo soli. Ci sono due là! Questa volta posso dire che anch'io sono riuscito ad andare oltre il pregiudizio, sai. E vieni qua e vedi tutta un'altra realtà, diversa. Stiamo facendo un'altra scuola, perché soprattutto il lavoro è tutto un altro che quello che facciamo quotidianamente nella nostra vita. Cosa ti racconto? Che è una bella esperienza, il fatto di creare solidarietà, venire qua in queste terre confiscate alla camorra, di venire a dare una mano a persone che hanno scelto di cambiare. Mettere le persone insieme, culture diverse, realtà diverse, mentalità diverse, si può arrivare a creare delle belle cose come oggi. Una volta denoto nelle scelte della FIM una responsabilità di fondo, una responsabilità perché noi comunque all'interno delle fabbriche, anche se ci occupiamo di un lavoro completamente diverso, abbiamo una funzione sociale e appunto come dicevamo in questi giorni anche con persone del consorzio NCO comunque riusciamo a fare sistema non solo dei metalmeccanici in sé ma essere responsabili nelle nostre scelte sociali. Senza dubbio una sorpresa, insomma, oltre alle aspettative, perché poi ti trasmette tantissimo, tanto lo spirito, no, di questa gente che alla fine si ritiene normale, no? Normalissima. Peppe, della cooperativa NCO, mi ha toccato molto. Serve molto, in realtà abbiamo molto in comune con questa gente, sai, nella realtà delle aziende la vivi la camorra, non a livelli che ti ammazzano, ma fisicamente, ma come diceva anche Peppe ieri, ti isolano, l'isolamento e la diffamazione, no? Diciamo. Ho trovato molte analogie, di sicuro è una cosa che serve. 15. È abbastanza faticato. Però se vuoi facciamo volentieri i cambi, io ti faccio l'intervista e inizi a battere anche tu un due chiodi. E tu ti vedi delle campagne che sono isolate, delle fabbriche chiuse e... giovani braccia che vanno via, quella non te le porta più nessuno. Questa è la cosa peggiore, non tanto, ovviamente non avere lavoro è una cosa pesante, ma non avere fiducia è ancora peggio, non avere speranza fa più male. Mi ha fatto capire più in profondità quello che era il dramma delle persone che lo vivevano e di come le cose siano molto più complesse di quello che noi non percepiamo o che ci viene trasmesso. Esperienza molto molto positiva che ci dà la possibilità di conoscerci tra di noi, che rende ancora più chiara
evidenzia più che altro quella che è la film. Cavolo, io in questo contesto mi sarebbe mai venuta in mente l'idea di andarmi ad opporre a questo sistema. Mi sembra una cosa straordinaria, invece qui fanno giustamente passare l'idea che è una cosa normale, che non deve essere straordinaria, deve essere quella la normalità. Bella anche l'esperienza del campo lavoro, perché mi riporta anche dei ricordi di adolescenza, quindi alcuni lavori che è bello rifare. Grazie. Un'esperienza valoriale fortissima che arricchisce e fa tornare a casa tutti i ragazzi con un entusiasmo davvero contagioso. Noi abbiamo un grande debito verso di loro e dobbiamo proseguire appunto con responsabilità ad allargare questa strada verso la cittadinanza, la legalità, in tutti i contesti, per costruire comunità. Costruire comunità significa essere generativi, costruirla a partire dai luoghi di lavoro, dalle comunità dove ciascuno di noi è impegnato. Orgoglioso che la FIM sia venuta per la terza volta dopo il primo maggio ad Aversa, dove aver già fatto un campo organizzato qui nelle terre di Don Perpediana. Di nuovo questa esperienza si rinnova e rinsalda i legami tra i metalmeccanici e i lavoratori del sociale che stanno cercando di combattere la camorra qui nelle nostre terre. Credo che potrebbe essere una cosa interessante anche per il resto della FIM, quindi magari le persone un po' più adulte rispetto a noi, per toccare con mano quella che, come si può cambiare una realtà con la volontà delle persone. Sicuramente è stata un'esperienza bellissima e soprattutto un'esperienza che ci ha unito tantissimo. Diceva Candone, ma se noi continuiamo a parlare di legalità ma poi quotidianamente non siamo consumatori, non facciamo la scelta giusta, non andiamo a comprare il gasolio alla solita stazione di servizio perché costa di meno, perché quella lì è di qualcuno che o per corruzione, o per mafia, o per 'ndrangheta, o per rapina, o perché non paga gli operai, o perché non paga le tasse, riesce a essere più competitivo, noi siamo mafiosi. Nuove generazioni, bisogna consegnargli un protagonismo lontano dalla retorica della lagna, ma conoscendo esperienze appunto di educazione alla legalità, ma soprattutto di innovazione sociale che aiutano a rimboccarci un po' più tutti le maniche, costruire il nostro mondo che vogliamo e soprattutto comprendere che il nostro mondo è qui ed ora. E allora noi dobbiamo essere comunità, dobbiamo essere quella catena che avete visto nello stabilimento. Dobbiamo essere anelli, ci dobbiamo prendere cura l'uno degli altri, perché guardate, e concludo, la guerra non la vince l'esercito più forte, la vince chi non si arrende, e noi ovviamente non ci arrenderemo mai.